Jean, Michael Jackson, e noi immaginiamo un balletto strepitoso sia di Claudio Pea da un lato e sia di Maurizio Pistocchi dall'altro. Buonasera, fuori classe. Buonasera. Come state innanzitutto? Tutto bene? Prima Claudio, che è campione d'Italia vincendo la Supercoppa italiana. Claudio, però non mi sembra felicissimo. Io avrei preferito che i Puti falli in campionato. Vabbè, li avete fatti lo stesso contro il Bologna, Sì, ma come? Claudio, accontentati. Accontentati, io voglio andare prima. Qua stiamo piangendo il morto. Qua. Prima di andare da Claudio Pea, vorrei che Maurizio Pistocchi facesse una fotografia di quest'ultima giornata del girone d'andata, perché frena il Milan che perde in casa con l'Atalanta, frena l'Inter che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l'Udinese, anche se Pistocchi l'aveva detto che l'Udinese non era una squadra da buttare via quando il Napoli si impose allo scadere, e poi dietro ci sono squadre che non riescono ad accelerare come il Napoli. Altro che scivolano praticamente. Maurizio. Il campionato è una grande ammucchiata nella quale ancora non si capisce chi è che alla fine combinerà. Chi godrà a questo chi punto? Godrà, sì, infatti. Chi godrà, esatto. Sono quelle cose un po' anni 60, no? Dove il periodo della massima libertà sessuale si poteva fare di tutto. E quindi ancora non si capisce. Goderà sempre la vecchia signora, secondo me. Gode la vecchia signora, dice Francesco Capodanno, chissà. Claudio, invece, secondo te? Chi godrà alla fine? Ma la grande ammucchiata normalmente godono tutti. Questa pure è vera. Fantastico. Lui, al di là di questa battuta, io credo che il Napoli ha già perso 6 partite quest'anno. Non credo che una squadra che in generale è andata a fare 6 partite. Claudio, stavo per fare una battuta sul Napoli a proposito. Claudio, stavo per fare una battuta sul Napoli a proposito di ammucchiata, ma è meglio che non la faccio, altrimenti mi cacciano dalla radio. Vai. No, ti dicevo che una squadra che perde 6 partite al girone d'andata e soprattutto perde una partita a Verona che stava vincendo e ce l'aveva praticamente in pugno. Sì. Non credo che possa vincere onestamente lo scudetto. Uh-huh. Il Milan l'ho già escluso l'altra volta perché ho detto che se vince lo scudetto va in convento comincia ad averci beccato, perché 3-0 con l'Atalanta è pesante, molto pesante, certo. Perché l'Atalanta veniva da 2 pareggi abbastanza fuori dal suo gioco normale. L'Atalanta ha bisogno di giocare con le grandi squadre per dimostrare di essere una grande squadra. Quindi resta quello l'Inter? Quello che deve fare il Milan è deve tornare a recitare la sua parte, perché non è una grande squadra, né lo diventerà mai. Deve continuare a giocare le partite ben chiuse in difesa. Invece incominciava a pensare con l'Atalanta di poter anche giocare alla pari, mentre l'Atalanta è più forte del Milan. Il Napoli è più forte del Milan. La Juve l'ha dimostrato più forte del Milan. Io credo che tra un po' lo dimostrerà anche l'Inter, che per me resta comunque la grande favorita. Per quello che volevo dirti in partenza, valutiamo i 4 gol di mercoledì e domenica della Juventus. Allora, il primo, il favoloso, meraviglioso gol del signor Ronaldo, è una doppia deviazione su 2 buchi della difesa su calcio d'angolo. O sbaglio? Sì. Se l'avesse toccata per sbaglio uno juventino, sarebbe era fuori gioco. Fuori gioco. Certo. Il secondo gol non conta dopo la gran parata che aveva fatto Szczęsny, certo. Il contropiede di Morata, che anche lì apre e chiude parentesi, non capisco perché Morata deve entrare all'80esimo nella Juventus, ma questo è sempre il maestro Pirlo. E dopodiché vediamo la partita di ieri, il gol di Arthur, una deviazione clamorosa da sinistra a destra e poi l'altro sul calcio d'angolo, colpo di testa di Mechetti. Se questa è la grande Juve, allora io ne capisco di un altro sport, ne do all'ippica. Vediamo Maurizio cosa ne pensa della Juventus e poi ci addentriamo in quelle che sono le dinamiche di casa Napoli. Maurizio. Ma la Juventus è un cantiere, perché il capomastro doveva fare i mattoni, invece si è messo a fare il palazzo e avrebbe dovuto allenare la Provercelli e invece allena la Juventus, e quindi fa degli errori, ha fatto degli errori clamorosi contro l'Inter, uh-huh. Ha rimediato con una formazione più logica, anche se molto timida come schieramento, perché come dice giustamente
Claudio, se tu metti Kulusevski come punta di fianco a Cristiano Ronaldo e non Morata, vuol dire che o non sai trovargli un posto oppure te la fai un po' addosso. Certo. Il risultato è andato da Dio, perché alla fine ha vinto una partita che io, ti ricordi, avevo detto supplementari rigori, e in certo, effetti certo. Tutta colpa di Insigne che mi ha sbagliato quel rigore, perché se va sull'1-1 quel minuto lì vanno i supplementari. Assolutamente. Colpa di Gattuso che gliel'ha fatto tirare. Come, Claudio? Colpa di Gattuso che gliel'ha fatto tirare. Assolutamente, perché, anche perché la statistica... Cominciamo anche a parlare di Gattuso, va? Sì, assolutamente. Maurizio, stavi completando, sì. Poi andiamo sì, al Napoli. Detto questo, sì, ha ragione Claudio, neanch'io gliel'avrei fatto tirare, perché il rigorista deve essere un freddo, non un emotivo, e Insigne è un emotivo. Ma detto questo, poi ho visto la partita contro il Bologna, è una Juventus che va a sprazzi, c'ha un quarto d'ora dove fa vedere delle belle cose, giocano rapido, per fortuna si è deciso a mettere il regista Arthur, che è il più bravo di tutti lì, perché è quello che sa giocare a calcio meglio di tutti, gioca due tocchi, è rapido, non gli porti mai via la palla. Io penso che la Juventus come organico, come ho detto 10.000 volte dall'inizio del campionato, sia di un'altra categoria rispetto alle altre, però ha un allenatore debuttante e quindi l'incognita è quella lì. Il Napoli su Gattuso, ti dico sinceramente questo, ho visto la partita, io credo che in quella partita si siano visti dei limiti spaventosi dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. Tu non puoi prendere dei gol come quelli che ha preso il Napoli contro il Verona. Il primo gol, quello di Di Marco, di testa, è assurdo. All'interno dell'area di rigore ci sono 4-5 giocatori del Napoli, nessuno marca. C'è il solo Maximovic che stringe al centro sulla punta centrale, però c'è Di Marco che arriva di piattone e Di Lorenzo non c'è, perché era in proiezione offensiva. Ma non c'è manco il centrocampista a protezione, non c'è nessuno dei due, non c'è. Demme né Bakayoko. Niente, ho visto delle altre imbucate che hanno preso centralmente. Bakayoko guardava i passerotti. Infatti. Bakayoko secondo me, detto, andiamo a Verona, e lui ha pensato di dire Romeo e Giulietta. Non so che cosa ha pensato, ma era completamente fuori dalla dinamica del gioco. E non l'ha cambiato. E questo deve un po' preoccupare De Laurentiis, perché, detto sinceramente, questo Napoli ha speso molti soldi sul mercato, 100 milioni solamente in Lozano e Osimhen. Certo, no? Certo. Però ci sono anche un sacco di giocatori acquistati che non stanno giocando, i Lobotka e dei giocatori che Rahmani, lo stesso Rahmani in difesa. Rafani, con prestazioni non sufficienti, perché Maximovic ieri male, male. Allora io dico, i casi sono due. O ha sbagliato gli acquisti e allora le responsabilità è di Giuntoli, oppure la guida tecnica non è adeguata, perché questo Napoli, se ritiene De Laurentiis di aver fatto una squadra forte, vuol dire che il problema è Rino. Mi dispiace doverlo dire perché gli voglio bene, però non ho condiviso né l'atteggiamento con la Juventus in Supercoppa, squadra troppo paurosa, troppo timida, sembrava che avesse paura di giocare. E ho visto ieri un vero e proprio disastro difensivo, cioè una squadra che ha preso 3 gol che non li può prendere una grande squadra. Assolutamente. Quindi ha ragione Claudio quando dice, se tu pensi che il Napoli vincendo ieri e col recupero ancora da fare con la Juventus poteva arrivare veramente... A meno uno dall'Inter, a meno uno. Sì. Claudio, la tua fotografia di Gattuso. Direi che dovrei ripetere. Gattuso non l'ho mai amato troppo, però come tecnico, no, come uomo certo. Mi piace moltissimo, come tecnico, perché usa ha solo un'arma che ultimamente non sta usando, cioè quello di una squadra che caratterialmente sul campo cerca di imporre il suo gioco, e invece anche ieri, pur essendo andato in vantaggio dopo 8 secondi, aveva la partita in pugno e ha ballato in difesa prendendo gol. Io non so se siete Maurizio, non so come si facciano a prendere quei gol. Assolutamente. Io non so se siete d'accordo con me, ma c'è un dato, un aspetto che accomuna Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, cioè quello di pretendere da questa squadra di andare sempre al massimo dal punto di vista fisico, e non ci sono piani B.
Infatti. A me questa è la sensazione. Però Ancelotti, se aspetti che Ancelotti ti dia la carica, sei freddo. No, non mentre parlo di carica, mentre, parlo di piano B, Claudio. Gattuso te la dà. Però qual è il comune denominatore tra i due? Il presidente. Ah beh, quello andare sì. D'accordo col presidente è difficilissimo, voi non ne parlate mai. No, noi lo diciamo sempre. Ma riuscire a convivere con della Mentis è dura, molto dura. Io dico che da sempre che è il responsabile principale. E il religioso silenzio da un bel po' comunque. Meritava il rinnovo che avrebbe dato forza alla squadra, lui non gli ha fatto il rinnovo. Sta sempre molto attento a come spende i soldi. Quest'anno li ha spesi finalmente, ma probabilmente li hanno spesi male, perché mi sembra che ci siano troppe punte, troppe. Maurizio, se il Napoli... come la Juve a destra, ci sono un sacco di giocatori a destra, quante punte avete non si sa. Il Napoli ha pochissime punte, quelle centrali sono due, perché sono Petagna e Osimhen. Mertens sì, è anche una punta centrale, però... Insigne gioca esterno. Milik cosa gioca? No, Milik è andato al Marsiglia, però... Ah, è andato al Marsiglia, ma ce l'aveva. Ma non ha mai giocato. Llorente andrà all'Udinese. Ce ne aveva un sacco, dai. Vabbè, ma io dico di quelli utilizzabili. Ha speso poco. Maurizio, se il Napoli dovesse decidere, io non credo, di esonerare Gattuso, quale sarebbe secondo te l'allenatore giusto? Anche perché tu tempo fa, parlando di Genoa, esaltasti giustamente le qualità di Ballardini. Dovendo un po' traslare questo discorso anche sul Napoli, quale sarebbe a questo punto l'allenatore giusto per il Napoli, secondo te? Allora, Ballardini, da quando è arrivato al Genoa, in 6 partite ha fatto più punti del Napoli, più punti del Verona. È vero. Sono... Il che è quanto dire? Ha fatto più punti di 13 squadre, arrivando da subentrato in una squadra che aveva una media 0,50 e adesso ha una media 1,83. Ballardini, cioè, al di là di quello che io mi sono attirato sempre, perché dicevo che era un grande allenatore, era gente ignorante naturalmente, ma chi è, ma chi non è, ha dimostrato di essere bravissimo per l'ennesima volta. Io sul Napoli non è ruffiano e questo è il problema suo. Non è ruffiano con i giornalisti, ma soprattutto non ha un procuratore. Esatto. E ai tempi del Palermo ha litigato col tuo amico Moggi. Bella botta, Che come tu ben sai, si proponeva quando ti lega una cosa al dito. Esatto, esattamente. Detto questo, se io fossi De Laurentiis, lo sai cosa farei? Sì. Allora, prenderei la macchina, sì, con l'autista, e gli direi: senta, mi porti urgentemente vicino a Firenze. Sarri, sì, già lo so. Mi siederei a un tavolo, tirerei fuori un contratto già firmato e gli direi: Maurizio, torna, metti tu la cifra. Sta casa aspetta. Perché a te. Non lo farà mai, Maurizio. Di solito quando fa un contratto ci impiega 8 giorni. No? Lo fare un contratto con il guardiano sportivo, chiama 8 avvocati, metterebbe 5 postille. Io lo so che non lo farà mai. Aspetta, Claudio, fammi sentire un attimo Maurizio. Il grande errore che ha fatto De Laurentiis, che aveva in mano una macchina perfetta, è stato per... non so per quale motivo, credo sia un po' per, diciamo, non volere riconoscere i grandi meriti e non voler dare quei soldi importanti a Sarri, è stato non avergli detto: guardi, questo è il contratto in bianco. Lo metteva come fece Del Piero con Agnelli, quando gli disse: io firmo in bianco, tac. Lui doveva andare lì da Sarri e dire: questo è il contratto, l'ho già firmato, metta lei la cifra, perché il valore aggiunto di quel Napoli era gioco. Assolutamente d'accordo. Però non mi parlare di Del Piero, perché altrimenti Claudio si imbufalisce. Te ne racconto solo una che è bellissima. Velocissimo, Claudio, devo andare in pubblicità. Brava Manda. È vero che ha firmato in bianco, però poi il fratellino, quello cattivo, gli ha messo la clausola che se avesse vinto lo scudetto avrebbe preso il doppio. Per quello... Lui prese poi, invece che 1.000.000 rotti, prese 2.000.000 rotti. E Agnelli lo mandò via. E quel giorno è stato cancellato dalla Juventus, se non sbaglio. Beh, questa è una bella botta. Io ringrazio Maurizio Pistocchi, come sempre, il grande Claudio Pea.
siete strepitosi. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao.